troviamo Dunchild, subito dietro Celin, Silin, Siwilin, chissà come cazzo si chiama, Cealin, Ceawin, Siwin, Siwil, Siwil, Sulewan, vabbè, ma lo chiamerò Siwil, ok? Non so come si chiama. Quindi, Solveig, Agathinos, Brunilde, Aliciu, Bodo, Elgi, Glovis, Ciulin e Donchad. Allora, si riparte su verso Ko Chan. Vediamo se troviamo qualche rifugiato qui che si vuole unire alla causa. Di certo abbiamo un morale che fa letteralmente schifo, quindi se iniziamo a fare un qualche battaglia ce la vediamo brutta. Siamo pastori e contadini, vabbè, ok. 12 contadini, vabbè, ci sta. È il momento di diventare il non dico vassallo, ma mercenario di qualcuno. Ci fa una festa. Direi che non è buono per fare acquisti qui. Niente da fare. Children Ham East. Qui già qualcosina di gran lunga più importante l'abbiamo beccata. Possiamo dire che non era 400, perché no? Genererai 80. Direi di vendere Versailles, no. Morosito. Ok. Ripartiamo verso Sirancister. Siamo in 65, la compagnia continua a crescere, crescere. Qui sicuramente potremo fare ottimi affari. E allora, si parte dall'idromele, che vendiamo a 400, sale. Il vino, ragazzi, ne vanno gli occhi tutti. Anche te purtroppo è già quasi finito, quindi non so effettivamente se potrò ancora viaggiare. Formare 200, va bene, 88, ne ho 8, ce lo teniamo. Quindi, alla scattatore, abbiamo fatto i vichinghi, ci prendiamo. Sono altri, parte più in alto, non mi interessa. E allora, dobbiamo salire verso, abbiamo detto, il regno di Northumbria. Quindi dobbiamo passare comunque da Fortuno, da Jorvik, quindi la scalata potrebbe essere questa qui. Andiamo su. Oh! Prima fazione eliminata dal gioco, il regno di Bringenchnoing è stato eliminato. Erano da beccare quelli lì, però erano velocissimi, gli arcieri sassoni. Cazzo, ormai siamo più veloci. Però sono un bel po', eh. Però potrebbe essere una bella battaglia, però hanno molti uomini scelti.
non hai capito, forse. Bodo continua a insistere che vuole andarsene. Devo in qualche modo convincerlo a rimanere. Troverò un modo? Chi lo fa? Allora, saliamo qui. Va bene. Mi vado raccogliendo chiunque. Chiunque voglia unirsi può farlo liberamente. Chissà perché questa miniera di sale, secondo me, non avrà mai il sale che si trova nel regno di Friese, diciamo, a meno a quel prezzo. Siamo a Tontum e qui forse è il momento di fare molte occasioni. Allora, pesce affumicato, ci guadagniamo qualcosa, grano pure, miele pure, pollo, vino, formaggio, sale, quindi vendiamo praticamente tutto, comprare un po' di birra, questo qua è birra a prezzi bassi, anche la lana, che la regalano, il bromele, mi sto sbagliando praticamente tutto. Vino, abbiamo finito le merce tradizionali di vendita, che porto dalle terre nordiche. Riceverei tutto un 200, però abbiamo tutto un altro inventario da gestire. Vediamo che c'è la sala di Romera. Ok, non c'è nessuno di interessante. Allora, siamo in 74. Morale molto alto. Stiamo scalando, siamo quasi alle porte del regno di Nottimbre. Penso che per questo video, ragazzi, possa essere tutto. Come vedete, stiamo raccogliendo più risorse possibili per ottenere grana da rivendere e soprattutto per guadagnarci un bel po' di fama anche a livello territoriale, conoscere i villaggi, quindi ottenere informazioni dai villaggi. Dopodiché iniziare a pensare di acquistare una bella nave e iniziare a viaggiare per affrontare i vari rider che incontreremo sui mari. E del resto, la cosa più importante è adesso iniziare a diventare mercenario di qualcuno per avere un minimo di salario, per almeno così ci paghiamo le spese per l'esercito. E poi ovviamente affrontare battaglie più importanti e dimostrare il valore anche degli nostri nuovi, anche perché sì, la gavetta vale combattendo contro i ribelli, combattendo contro i vari predoni che troviamo, però non è che tutta questa esperienza, non otteniamo quasi nulla, quindi ben poche. Poi abbiamo la fortuna, come sempre, che non riusciamo a reclutare uomini onorreni, che proprio gli uomini onorreni sono quelli che muoiono per prima. Beh, è inutile fronteggiare una battaglia in quella maniera. Comunque, spero che il video vi sia piaciuto, quindi dimostratelo con un bel like. Commentate qui sotto se il video se il video vi è piaciuto e ovviamente anche se la serie vi interessa, se dobbiamo continuarla. E condividete questo video con chiunque. E infine, se non lo siete già, iscrivetevi al canale. Ci vediamo al prossimo episodio, ragazzi.